Le conoscenze e le competenze sui temi energetici apprese in 10 anni di esperienza parlamentare racchiuse in un libro è quello che ha fatto Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2022, che ha appena dato alle stampe un testo per Edizioni Ambiente, il cui titolo dice tutto. Io voglio parlare di energia banalmente perché tutto il nostro benessere dipende dalla disponibilità sia in termini quantitativi sia in termini economici. Quindi, molto banalmente, se c'è tanta energia disponibile ovunque e questa costa poco, allora la società in generale, il cittadino, le imprese, i pensionati, chiunque può avere un buon livello di vita, un buon tenore di vita e tanto più può averlo buono quanto poco costa l'energia. Di energia dunque abbiamo bisogno, ma in tempi di crisi climatica è necessario che essa sia prodotta in maniera pulita e dunque sì alle rinnovabili e no ai combustibili fossili come gas, petrolio e carbone, ma la transizione energetica è un affare complesso e nel libro vengono messi insieme i pezzi del puzzle che permettono al lettore di guardare il quadro nel suo insieme. Ho cercato di mettere tutto quello che può essere utile per continuare questo lavoro che non è affatto finito, anzi, e quindi ho ripreso partendo da metà 2013 fino al 2013 tutte le cose fatte, semplicemente le ho raggruppate per capitoli, per argomenti. Le informazioni contenute nel testo sono quelle lette nei report, nei resoconti e ascoltate nelle audizioni a cui Girotto ha avuto accesso durante i suoi anni da senatore. Questo libro, insomma, rappresenta una sorta di manuale per i suoi successori. Io ho scritto questo che chiamo un libro resoconto per cercare di offrire, di fare una staffetta con tutti coloro che vogliono da un lato aggiornarsi o comunque insomma impararne di più, dall'altro poi continuare in un lavoro parlamentare che appunto deve continuare. Ma il libro l'ho scritto soprattutto per il cittadino, perché ricordiamoci che è il cittadino che elegge i parlamentari. E quindi è il cittadino che deve scegliere quelli che sono i parlamentari che secondo lui sono già più sensibili e più competenti sulla materia. Io voglio parlare di energia, è disponibile gratuitamente in versione PDF sul sito freebook.edizioniambiente.it.